Solo 60 minuti, un'ora in tutto per lasciare, percorrendo la via Salaria, la frenesia della grande città, in questo caso Roma, ed entrare da verde ed aria fresca nel fascino medievale di uno dei borghi più belli d'Italia. Il biglietto da visita di Ordinio, immerso nel parco dei Monti Lucretili in provincia di Rieti, è unico. A 900 metri di altitudine si presenta infatti come il luogo ideale per bambini, famiglie ed anziani. Immediata la percezione di accoglienza, storia e tradizioni, con Ordinio candidato al concorso promosso dal FAI per i luoghi del cuore, che attualmente si piazza al 15° posto tra migliaia di altri siti che vi concorrono. Quello che colpisce è la serenità dei 500 abitanti, che nel periodo feriale ed estivo diventano 1500, 2000. Gli anziani raccontano della bontà dell'aria di questo luogo, della longevità dei residenti, tra i quali si annoverano ultracentenari, soprattutto Renato, già presidente della locale Proloco, che di anni ne ha 71 ed è affetto da sindrome di Down e da sempre inserito nel tessuto relazionale di questo borgo. Raccontare Ordinio significa comunque parlare della sua parrocchia, delle tre chiese, di cui una attribuita al Bernini, tappa della via Francigena, con il tempo scandito dal rintocco dell'orologio posto in cima all'arco d'ingresso delle mura medievali, che delimitano il borgo antico, ed ovviamente delle due confraternite storiche, come conferma Angelo Cervelli. Ordinio ha queste due confraternite, la confraternita del Gonfalone che io dirigo e la confraternita del Santissimo Sacramento. E io dico sempre che i nostri confratelli sono dei frutti maturi, perché loro possiedono dei valori, delle tradizioni che noi annualmente cerchiamo di riproporre e di conservare per le future generazioni. Tra stradine selciate bianche, archi e portali, profumi e odori antichi, si percepisce tutta l'energia e la magia che questo luogo possiede. Vale anche per le vecchie cantine, le botteghe, trattorie, ristoranti e attività recettive. Lo storico forno, le piccole attività imprenditoriali avviate da avviare. Una bottega ora fa aziende agricole, un birrificio di prossima apertura, coltivazione di erbe officinali e tanti appuntamenti. Il sindaco di Ordinio, Alfredo Simeoni. Da luglio a fine agosto ogni settimana ci sono uno o due eventi, e quindi dove la gente potrà mangiare biologico, divertirsi, fare delle lunghe escursioni. Abbiamo anche due bed and breakfast, che se qualcuno vuole fermarsi, quindi da un punto di vista ricettivo siamo abbastanza organizzati. Abbiamo tre ristoranti, abbiamo diverse montagne, diversi posti dove si presta per delle escursioni. Quindi io invito a venire ad Ordinio, perché il paese si presta, è bello, facciamo anche dei borghi più belli in Italia, e è una piccola bomboniera. Difficile lasciare Ordinio senza la promessa di un ritorno, per un fine settimana o per una permanenza più lunga, perché in attesa del ranking finale del censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, si può votare fino al 30 novembre, tutte le info sulla campagna dei luoghi del cuore, promossa in collaborazione con Intesa San Paolo, sono sul sito del Fondambiente Italiano, Ordinio sarà certamente già entrato nel cuore dei suoi visitatori.